Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente abbiamo esplorato le fogne. Siamo arrivati fino a questo punto nei panni di Ada. Nei panni di Ada. E adesso abbiamo questo portellone chiuso e si apre tramite tramite corrente. Dobbiamo attivare l'elettricità, solo che per attivare questa porta bisogna studiare un meccanismo di cosi elettrici che vanno messo nel verso giusto. Tra questi cosi elettrici alcuni ce li abbiamo, per esempio questo spinotto elettrico, e questi spinotti elettrici vanno semplicemente messi in ordine, quindi noi possiamo prenderli. L'importante è che li mettiamo nella giusta sequenza. E adesso l'unico indizio che possiamo avere per sistemare questa sequenza, e tra l'altro ne mancano, è quello di leggere questa cosa. Allora, se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. L'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. Quindi significa che se la torre è sullo stesso muro, vicino al cavallo, ha detto. La torre e il cavallo sono sullo stesso muro. Perfetto. Quindi intanto andiamo sul nostro inventario ed esaminiamo queste. Ok, questo è l'alfiere, mentre questo qui è il pedone. Quindi l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. Mica che non sono qui, ma questo significa che non sono nemmeno nello stesso muro. Quindi l'alfiere, intanto questo qui è il pedone, vedete? E già abbiamo un'altra base. Questo è giusto. Quindi per adesso, se è sicuro che l'alfiere, per adesso non so onestamente dove metterlo. Bisogna trovare comunque tutti gli altri spinotti. E il modo per trovare gli altri spinotti è cercare di intanto vedere se possiamo uscire da qui. Perfetto. Siamo su questa stanza. Intanto qua c'è una leva, io provo a tirarla. Ok, abbasso il ponte. Ci siamo presi la super pistolozza e il pompa. Andiamo così. Tra l'altro io sono un po' ferito, ma non voglio usare la medicina perché anche quelle stanno scarseggiando e voglio usarle solo in casi che subiamo un altro attacco e la nostra salute va sul rosso. Qua vabbè, ho visto già una pianta rossa, in teoria da questo lato. Abbiamo la mappa delle fogne, quindi sappiamo più o meno dove stiamo andando. Tipo da qui andiamo sulla piattaforma funicolare. Qua cosa c'è? Attrezzo. Ah, l'attrezzo a te per l'idrante. Eccolo qui, vediamo. Manopola a te, perfetto. E qua non c'è più nulla. Qua c'è richiesta identificazione con bracciale per la funicolare. Qua si può andare solo col bracciale che ha Ada. Noi non ce l'abbiamo. Qua c'è una nota. Ricevuta consegna. L'oggetto seguente è stato consegnato. L'indirizzo specifico al suo ordine è cassaforte ignifuga. La combinazione di lato con un gessetto. Ah, è scritta di lato con un gessetto. Perfetto, quindi se troviamo una cassaforte sappiamo che la combinazione è proprio scritta sulla cassaforte. Altri indizi molto fighi e semplici soprattutto da trovare. Qua non abbiamo finito comunque, perché possiamo passare dal ponte sull'altro lato, vedere cosa ci può essere. Noi dobbiamo trovare gli spinotti comunque. Ah no, qua siamo... No, qua ritorniamo dall'altro lato. Qua c'è una porta che non ho visto, quella. Exit, tra l'altro. Molto, molto figo sto gioco. Vediamo se si apre. Godo. Ok, c'è una scala che scende. Uno zombie? Sì. Porca puttana. Vabbè, OP. Ok, questi due ce li leviamo dal cat. Poi, qua c'è una pianta verde. Molto utile. Queste possiamo già subito combinarla con quella rossa. Abbiamo due medicine. Ok, qua c'è un tubo che collega non so che cosa. Non mi fido tanto a passare dalla merda qua. Ah, si apre il portello. Vediamo se... Qua dove cazzo? E qua ancora si scende. Non ti alzare. Mi sa che qua ci potrebbe essere ancora qualcosa. Qua si collega sul canale. Ah, ritorniamo lì. Aspetta, questo potrebbe far bene. La cosa che mi preoccupa è quel mostro che avevamo visto nell'episodio precedente in acqua. Oh, lo sapevo che c'era qualcosa. Una granata, godo. Graditissima, perché secondo me mi sa che dobbiamo usarla. Allora, da qualche parte qua sul canale, so anche dove, c'era l'idra... Cosa cazzo? Stai... Oddio, ma cosa sono? Oddio! Merda! E
morto? Porca troia. Ne sono due. È vivo. Ma basta. Ma forse è morto. Cosa mi ha lasciato? Ah, era quello di prima, i due coltelli. No. Prendi questa tirata. Che culo. Meno male. Sì, sì. Oddio mio, raga. Allora, io direi, Maria, non so quanto abbia fatto la scelta giusta, però non potevamo evitarle, raga. Ed erano due bestioni che si trovavano qua in continuazione. Chissà quante volte ci troveremo a passare da questi canali, capito? Non lo possiamo sapere. Secondo me non c'era altra scelta. Ok, possiamo usare questa cosa atti. Ok, immaginavo servivano per aprire questi portelli, sperando che almeno di recuperarci. Cioè, tre granate ho sprecato. Anche se ne abbiamo altre. Però, montacarichi officina. Intanto abbiamo trovato dei colpi pompa. Giusto per cominciare. Solo dei colpi pompa. Però c'è un ascensore che dove ci porta non lo so. Questo 100 euro che si alza. Ok, però. Colpi della pistola. 10 proiettili della Matilda. Gradi. Questo cos'è? Un rullino? Ma c'è pure il borsello. Sì. Proprio un rullino. E il borsello. Godo. Altri due slot. Ok, l'officina l'abbiamo esplorata. E secondo me da questo lato si apre. Ho capito già dove siamo. E questa cosa sembra una cazzata, ma ci permette di recuperare questo spinotto che ci chiuderebbe questo passaggio e comunque passare da lì. Il problema è che si è alzato questo. E spero di poterlo uccidere in un colpo. Troppo forte. Troppo forte. Ed era anche qui necessario, come vedete, fare sta scelta. Io l'unica cosa che mi preoccupa è sprecare troppi colpi che potrebbero poi portarci nella merda, perché sappiamo che dietro quella porta che andiamo ad aprire sembra esserci qualcosa, capito? E non sappiamo cosa. E quindi la cosa che preoccupa me è proprio questo. Allora, prima di ritornare a posare tutto, abbiamo qua un altro passaggio di sotto. Ah, c'è di nuovo l'idrante, godo. Noi abbiamo la manopola, quindi di qui possiamo accedere. Perfetto. Qui dove siamo? Siamo su un corridoio che poi va a salire. Ok, vediamo se troviamo qua qualcosa utile anche. Cos'è? Chiave. Chiave di cosa? Chiave delle fogne. La chiave di una sezione delle fogne. Quindi ci sarà una porta chiusa a chiave che magari noi con questa possiamo aprire. Qua non c'è più niente. C'è una scala a pioli per scendere qua sotto, che adesso ci andiamo, e una che risale. Lì c'è una pianta verde, già la vedo. Male che vada, scappiamo. Speriamo solo di non sprecare colpi per una pianta, perché non ne vale la pena. C'è ancora qualcosa. Che diavolo era quello? C'è ancora qualcosa, non so dove. Ma che cazzo è? Di qua possiamo passare dall'altra parte. Per andare al magazzino scorte è necessario fare sta cosa, ma non so se è collegata sta roba. Io voglio vedere se qua dimentico qualcosa. Tutto qua. Qua c'era la pianta. Vediamo se magari c'è qualcosa qui. Ma non vedo niente. Sarà collegato. Sarà il canale inferiore anche da sto lato. Non si torna indietro. Maria, dimmi che non c'è un altro di quelli lì, perché veramente mi sa di sembri. Ma è viva sta roba. Eccolo. Proverò a scappare. Sì. L'abbiamo fatto fuori, però che due coglioni, raga. Comunque non sono fortissimi. Non so se abbiamo fatto bene a sprecare la granata. Se riesco lo evito. Il problema è che è difficile. Ok, qua stiamo andando da quest'altro lato. Fammi trovare roba utile, ti prego. Ok, loro comunque, per come ho capito, non passano. Si fermano in acqua. Ah, questo è un modo per fare il giro, ma non c'è nulla. Posso sperare che non sia di nuovo qua. Madonna. Male che vada. No, male che vada un cazzo. Dai che è dall'altra parte. Ok. Facciamo il giro, per cortesia. Facciamo il giro. Ok, se no dobbiamo per forza affrontarlo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ma che due coglioni però che sei. Veloce! Ok, ok. Che culo, raga. Che culo.
Vai a fare il culo. Ok, anche qua ce la siamo giocati bene. C'è ancora qualcosa lì, ma sa, magari sarà una minchiata e noi sprechiamo mare di colpi. Allora, se ho il coltello ci provo. Ecco, un colpo non lo sprecavo sicuro per la bambolina. Allora, dove cazzo siamo? Siamo nel magazzino scorte. Io mi auguro che qua qualcosa di utile ci sia. Mi sto solo preoccupando al ritorno. Spero che ci sia un altro modo per evitarci di passare lì dalle fogne proprio. Qua c'è una porta che... Ragazzi, un cazzo di lanciafiamme! Oh! Però si chiude qua, se prendiamo sto spinotto. Ma ce li abbiamo dietro gli spinotti noi? Aspetta, esamina. Questa è la regina, questa è l'alfiere e la torre. Qua mi sa che ci vuole la torre. No, non è la torre. Andiamo. No, non succede niente. Ma è qua la regina, eh? Sembra questa. Sì. Ok. Questo è il... È un altro. C'è una serie di spinotti per prendere quella... Madò, questo si rialza. Eccolo. Qua ce n'è un altro. Guarda quanti ne stiamo trovando. Però ci siamo chiusi la porta. Può essere un vantaggio sta roba. Madonna, a me è un casino. Ma se riusciamo qua a fare le cose giuste ci prendiamo il lanciafiamme. Buongiorno. Fuori dai coglioni, che qua ci devo tornare io. E mi interessa anche. Allora, quindi abbiamo trovato un'altra roba. Fammi vedere qual era. No, queste torre, alfiere. Questo. Tu cosa sei? Questo è il re. Perfetto. Il re era qui. Era lui il re. Sì, perché ha la... Esatto. Sono veramente fiero di prenderti con me. Grazie. 400 colpi di scorta. Abbiamo un cazzo di lanciafiamme. Quello che suona spontaneo adesso. Come cazzo mi porto il resto? Ah, Dio, posso usarla? Ah, perfetto. Ci ripristiniamo un po' di salute. Abbiamo due slot. Male che vada, un coltello lo scartiamo. No, perché questi qui dobbiamo prenderceli per forza. Ci servono. Qua pure se ci chiudiamo la porta, sti cazzi. Quello era un passaggio secondario. Dovremmo averli tutti. L'unico problema è... Come cazzo esco da qui? Questa va solo con la regina. Aspetta un attimo. Metti il re qui. Perfetto. Perché qua... Riprenditi la regina. Io passo di qui e mi riprendo pure il re, scusa. Aspetta, 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 prima. C'era una pianta rossa. Qua c'è una porta chiusa. Qua c'è una pianta rossa. Ma dov'era? Là sopra? Dimmi di no. No, no. La pianta rossa... Ma com'è qua? Ah, ma non è da dove siamo venuti qui? Guarda dov'è, ma vai a cagare. No, aspetta. Non abbiamo slot. I cazzi, butto un coltello. Questo qui è distrutto. Come combina? Vabbè, lo scartiamo, sti cazzi. Almeno è sicuro che abbiamo preso tutto. Qua c'è una porta chiusa. Dovremmo aver preso tutto. Ci sono soltanto le prese elettriche. Forse qualcosina ancora c'è. Vabbè, in caso poi ci ritorniamo. Per adesso penso la cosa più interessante era usare gli spinotti. Cosa più importante comunque era prendere qualcosa. Bene, dobbiamo ritornare sulla sala lì. La safe room. Che tra l'altro ci fa anche comodo. Picchio di sua sana. Fatti vedere bene. Oddio, ma cosa cazzo sei? Dai, 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 dai. Dai, 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 veloce, 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 veloce. Qua se evitiamo i colpi abbiamo fatto bingo, raga. È uno qua sicuro, cioè. Non sapevo. Affacco. Abbiamo ancora il pugnale. Si allontani abbastanza. Dai, 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 dai. Che culo, raga, ma che culo. Qua i pugnali ci hanno fatto risparmiare moltissimi, moltissimi colpi. E quindi abbiamo fatto stra bene a fare sta roba. Minchia, qua è rotto. Come cazzo salgo? E ora? Fermi tutti, che qua l'abbiamo presa malissimo in culo. Ma da dove siamo venuti? Scusa, non siamo venuti da qui, no? Ah no, penso abbiamo attraversato il ponte, ok. Ah, avevo pure il lanciafiamme. Poi c'è qualcuno. Lo usiamo col boss quello, Cos'è, a jumpscare? Risaliamo. Siamo pieni di roba, pieni. Però meno male che avevamo la regina dietro. No, forse la regina l'abbiamo trovata lì. Minchia, qua c'è... Ah, la cassaforte! Magari c'è scritto qualcosa col gesso. Ecco, sinistra 2, destra 12, sinistra 8. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go di popolo! Questo è il calcio del pompa. Ma abbiamo spazio per fare sta roba? Sembra di sì.
Sì, occupa sempre due. Pompa com'è? Robusto e resistente, un modello affidabile e molto maneggevole. Un cazzo di fucile a popa, non è più quel pompetto lì, non ti alzare. Madonna, si è alzato. Via, 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 via. Abbiamo preso tutto, guarda dove era la cassaforte. Mamma mia, sei godo, raga. Anche in queste situazioni ce la siamo giocata proprio bene. E adesso il problema è per andare... Ah, ok, è giusto. Dobbiamo andare di qui. C'è ancora qualcosa da prendere qui, eh. Però gran parte l'abbiamo fatto. Oddio, possiamo robe. Il rullino non ci serve ora. Sicuro. La manopola a T, sì. Pompa, no. Queste possiamo combinare. Si possono combinare? Ui, piante rosse e blu. La vita ce la teniamo. Colpi pistola la posiamo per adesso. Volendo ce la possiamo fare comunque. No, no, vabbè, posiamo questa pistola nuova. E poi ci prendiamo di nuovo la samurai e non la Matilda. Anche se carica, un peccato. Però ci prendiamo la samurai che è più forte. E una vita la posiamo. Abbiamo ancora le chiavi. Possiamo andare così. Allora, vediamo se riusciamo quindi a capire questo enigma. Allora, se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. Quindi qua, da qualche parte qua, qua c'è il cavallo, la torre e anche qua. Fin qui non c'è dubbio, bisogna vedere poi se è giusto. Poi, l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre sono invece ai lati opposti. Quindi se la torre è qui o qui, comunque la regina è da questo lato. È sicuro che la regina è da questo lato. Il fatto che non siano... Ma sta entrando uno nella safe room. Tu perché? Tu guarda che bordello che ha fatto per entrare. L'alfiere magari è qui, perché non sono l'uno accanto all'altro, significa che comunque potrebbe essere diverse. E il re e la regina magari sono accanto. Ma veramente l'ho aperta? Ma io stavo cercando... Vi giuro, raga, io ho fatto sta roba perché dicevo, intanto li metto, poi al massimo devo spostare tipo questo con questo, li inverto, o viceversa. Invece li ho proprio messi giusti, a caso. Ma che cool, tra l'altro li posso riprendere, questo significa che poi nella sala lì c'è ancora qualcos'altro da prendere, lì posso anche lasciarli. Allora, qua sarà tosta. Ah, posso spostarli, vaffanculo, sta cosa la desideravo farlo. Mi piace ordinarmi il più possibile l'inventario. Allora, abbiamo est. Stai zitto. Minchia, ti spacco la testa a te. Signori, è arrivato il momento di battere il boss. Cioè, almeno, penso ci sia. Aspetta, cazzo fai? Fai il salvataggio della vita. Sai perché non posso? Perché tu hai strarotto. Coglioni, questa è la realtà. Ho sprecato un mare di colpi per uno zombie. Che due coglioni, però. Se non muoiono. Stiamo scendendo, qua c'è un portone. Mamma mia, c'è un casino. Pianta blu, c'è ancora qualcosa qui. Una pianta verde. Questo significa che magari potrebbe essere velenoso questo nemico, dato che ci stanno dando piante per poterci curare. E da qui apriamo la porta. Devo attivare la corrente. Che due coglioni. Dobbiamo passare di qui ad attivare la corrente. Lì è dove c'è Ada, in teoria. Stanza del generatore, per forza qui deve essere. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Una pianta rossa, troppi medicinali. Ok, qua c'è la stessa situazione che abbiamo fatto alla prigione. Vediamo se è pure uguale. Questa potremmo far... No, questo spinge alle stelle. Così. Allora, la corrente c'è. Ma che Cristo? No, no, ma che cazzo? E ora? Che cazzo significa? Cosa devo fare? C'è un modo per uscire vivo da qui. Aia, ma veramente? Devo farle aprire la sala cinesca? Ma che cazzo devo fare? Ma sei serio? Porca puttana, scappa! Ma sei serio? È ancora... È sempre quello di prima! Non è mai morto. Ed è più incazzato. Non mi dire che lo devo combattere. Non penso. Veloce. Sì, è più atletico di me. Che due coglioni, raga. Ma non si fa niente. Usa un medicinale. Hai capito? Figlio di puttana? Chi comanda qui? L'hai capito? Madonna. Ma sei serio? Oh!
questa guerra mi ha rotto il cazzo. Ho finito il lanciafiamme, raga. Ti prego, muorici. Ci sarà un altro modo. Non è possibile. Non è possibile che sia ancora vivo. Granata. Ma qua ci sono un mare di oggetti. Pensa. Oddio mio, come non sai fare un cazzo. Prendi questa stordente. Pugnale. Dai. Oh, raga. Tutti i colpi. È assurdo. Tutti i colpi. Sei fottuto. Comandi gru. Ho capito. E ora che cazzo succede? Allora, da una parte, meglio. Perché, cioè, se si elimina con la gru, io ho praticamente sprecato tutto. Basta resistere, al massimo spardi le medicine. Se muore di gru, muore di gru. Vediamo se riesco. Nell'impresa! È molto difficile. Allora, siamo messi. Forse un danno lo possiamo ancora prendere. Guardate attentamente cosa sto per fare. Mi curo. Lo attiro qui. Lo stunno. E adesso, cortesemente, te ne vai a far culo. Non ci credo. Stavolta siamo morti insieme. Tu sei un figlio di puttana. Non so se te l'hanno mai detto. Buon uomo. Combina tutto. È molto semplice, solo che stavolta non andremo distordente. O meglio, sì, ma con calma. Tipo ora. Che due coglioni. Sei tutto. Ho sbagliato. Vediamo se lo prendo. Vai a fare in culo. È ancora vivo? Non ci credo. Devo rifarlo. Questo è un problema. Ah, che due coglioni. Madonna. Veloce. Vai! Perché è immortale! Oh, che cazzo, vai a cagare! Spero che questo sia l'ultimo. Minchia. Male ce la siamo visti, raga. Però, cioè, dai, alla fine solo il lanciafiamme abbiamo usato. Che, per carità, minchia, serviva questo. Guarda qua, ci sono due proiettili di calibro 50 da questo lato. Io non li avevo visti. Dove cazzo sono? Ah, eccole. Tre colpi del mag. Bene. Adesso il problema è dove cazzo devo andare. Ah, qua faccio da ponte incredibile. Ok, risaliamo. Ok. Meno sappiamo chi era il boss. Praticamente è sempre quello. Ok, dove cazzo siamo sbucati? Ah, qua. Che abbiamo attivato pure l'elettricità. In teoria qua dentro c'è Ada. Forza. Ada! Ada, dove sei? Ehi, di qua! Ada. Mi hai quasi fatto preoccupare. Non riesco a toglierlo. Non so se dovrei. Fallo, non posso camminare così. Guarda lì, amici, dai, poi te la trovi, dai. Aspetta. Faccio da sola. Sta tranquilla, ok? Te l'hai toccato i cosci, perdonami. Scusa.
Che facciamo ora? Vattene da qui. Finché sei in tempo. Non ti lascio qui da sola. Non così. Tu non capisci. È peggio di quanto pensassi. Non ti libererai di me. Mi hai salvato. Ora è il mio turno. Guarda che bello. Non pensavo tenessi il conto. Ah, si sta innamorando. Dai, raga, tromberanno con un lieto fine incredibile. Appoggiati a me. Non allargarti. Ok, io volevo aiutarti. Ma devi allargarti tu, infatti, non io. Dai, attenzione. dai, andiamo avanti, dai. Vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest. Il Nest? Il laboratorio, sotto di noi. Ne parlava Annette. I campioni del virus sono lì. Te la senti? Ecchia. Non credo di avere altri impegni. Avanti. C'è del lavoro da fare. Guarda qui. Bellissimo, raga. Bellissimissimissimo. Fantastica sta roba. Vai al laboratorio. Pensavate a fanculo. E invece no. Laboratorio. Signori, io direi che per questo episodio di Resident Evil noi ci salutiamo e noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove proveremo a fare cose. Cose. Nel frattempo io e Ada... alla prossima.